Sono tante le donne in giro che fanno tante cose, però ce lo diciamo tra di noi, quelle che poi fanno veramente per gli altri sono poche. Spesso chi si occupa anche di pari opportunità, di donne, spesso lo fanno per loro stesse, no? Per avere la possibilità di uno slancio nella vita politica, ne conosciamo tante. E il senso di questa giornata, di questo premio era proprio questo, cioè premiare il talento puro delle donne. E spero di aver fatto la scelta giusta. E questo è un auspicio, perché io ogni anno, perlomeno finché sarò qua, voglio premiare le donne belle, veramente le donne belle, quelle di quella bellezza che non passa con gli anni o con il trucco. E questo ci tengo particolarmente, così come fatemi salutare la mia mamma che è sempre bella nonostante abbia 81 anni. Tantissimi gesti. Dio mio, sì, quanti gesti! Sapete, non c'è nulla di meglio di una conversazione silenziosa. È il rischio delle banalità. Lui non parlava la sera, se ne stava lì in compagnia del suo bicchiere. Ma il temporale nel suo sguardo funzionava come una calamita al contrario. E io scappavo in cucina, accendevo la TV come confine sonoro tra noi. Se ne stava zitto mentre mangiavamo, ma se stava storto, come normalmente capitava, le sue labbra si storcevano. La nostra cultura è quella che ci insegna fin da bambini: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Stai attento perché ti copiano, stai attento perché vogliono trarti in inganno. Io sono figlia di un italiano e di un'americana, quindi ho sempre vissuto a cavallo tra due culture. E mia madre mi ha insegnato che non esistono, ruoli da uomo e ruoli da donna. Sono sicuro che avete portato sul territorio, quindi spero su tutti e 92 comuni, però sulla maggior parte dei comuni dell'area metropolitana, la vostra voce, la voce delle donne che non possono parlare, la voce delle donne che soffrono, la voce delle persone che veramente soffrono e non riescono ad avere il coraggio di denunciare. Bisogna denunciare, al primo schiaffo bisogna denunciare, solo con la denuncia e solo con il nostro stare vicino a queste persone può dare la possibilità a non solo donne, io parlo anche dell'omosessualità, delle fasce più deboli a essere tutelate e noi li dobbiamo difendere. Fatelo, avrete sempre l'appoggio mio personale, ma soprattutto della città metropolitana e di tutte le donne e gli uomini che hanno questa idea e quindi auguri e buon lavoro a tutti.